necessariamente con, doverosamente con i ringraziamenti a quanti permettono, ci aiutano ancora in questi anni anche difficili per tanti versi a andare avanti con la nostra iniziativa culturale e editoriale, e in primo luogo il primo grazie va senz'altro all'amministrazione comunale di Cesena, che ci sostiene per le parole che l'assessore Roma ha speso nella conferenza stampa e per la presenza del sindaco Lattuca, che è qui, al quale lascio senz'altro subito la parola per portarci il suo saluto. Grazie sindaco. Grazie professore, buonasera a tutte e tutti, mi scusi anticipo, vi saluterò dopo questo intervento per partecipare ad un importante momento istituzionale che è stato convocato pochi giorni fa. E ci tenevo però a essere presente per portare questo saluto, per portare soprattutto un ringraziamento a tutti gli autori di questa 15ª edizione delle Vite dei Cesenati, naturalmente anche a tutti gli autori che hanno partecipato insieme alla redazione alle edizioni precedenti. Rimango impressionato favorevolmente da quella che è l'impresa quasi enciclopedica che rappresenta questa continuità che viene data alle Vite dei Cesenati. Mi sembra un elemento molto significativo che vede coinvolti tante persone della nostra città, intellettuali, persone abituate a scrivere, ma anche persone che si cimentano in maniera saltuaria con la scrittura, e dall'altro lato la collettività degli autori, c'è un'altra collettività che è quella della nostra comunità, con le vite dei cesenati che non ci sono più, di quelli più noti, che ormai sono state forse per lo più tutte raccontate, anche di quelli non così noti, che però vengono riscoperte. Ecco, in questa idea appunto che mi pare di poter definire enciclopedico, perché forse la redazione non ha l'ambizione di censire tutto, però col passare degli anni ci sta riuscendo ad abbracciare tutto, quasi tutto, perché poi tutto è sempre possibile. C'è secondo me un atto di generosità e di memoria per la nostra comunità che più passeranno gli anni più acquisterà valore. Ritengo che la collezione della Vita dei Cesenati rimarrà nel tempo e nella storia della nostra città, perché non è collegata alla cronaca dell'anno in corso, ma è appunto una ricostruzione delle vite dei nostri concittadini, e non solo delle vite dei nostri concittadini. Ho notato anche questo, che c'è un'apertura nella predisporre i volumi e un allargamento del raggio d'azione. Non ci sono solo le vite dei Cesenati raccontate, ma ci sono anche le storie della città, le pubblicazioni significative per la città, i luoghi o comunque le storie di alcuni luoghi della città. Quindi diciamo sempre di più le Vite dei Cesenati diventano un'enciclopedia della nostra comunità e una biografia collettiva scritta da tanti autori. Ecco, questo elemento collettivo sia nel soggetto delle diverse edizioni, sia nel protagonismo di tanti scrittori, mi piace molto, e credo sia anche un po' una cifra di quella che è la nostra città, la nostra comunità e anche la vivacità culturale di una città come Cesena, no? Non solo poche persone, pochi soggetti di altissimo livello, ma un fermento, una partecipazione ampia di persone che trovano il piacere di restituire alla città le storie di altri nostri concittadini e tutto il resto. Quindi vi ringrazio, ed è per questo che ho tenuto davvero tanto a tornare qui dopo un'edizione che ho mancato per portarvi il saluto, il ringraziamento, e naturalmente lo dico in conclusione perché per me è scontato, ma lo voglio ribadire pubblicamente, il sostegno da parte dell'amministrazione a questo progetto che naturalmente auspichiamo continui negli anni. Grazie e buona serata ancora. Naturalmente ringrazio anche tutte quelle realtà che insieme all'amministrazione comunale accompagnano e aiutano
la vita dei Cesenati, quindi per quest'anno non è la prima volta per l'Ideco e credo Cooperativa Romagnolo che insomma, hanno fatto una parte importante, quindi grazie anche loro. Grazie signor. Avremo modo adesso di salutare anche gli altri sponsor. Ringrazio davvero il sindaco per queste parole che per quello che mi riguarda colgono nel segno, anticipano anche delle riflessioni che volevo svolgere insieme al nostro ospite relatore di cui vi parlerò tra un attimo. Ma quindi l'anno prossimo potremo chiamare direttamente il sindaco a fare il presentatore, perché secondo me ha più capacità di me di cogliere e sintetizzare le cose che volevo dire. No, scherzi a parte, appunto, l'amministrazione comunale è la prima che abbiamo ringraziato, ma non è l'unica che ci accompagna da tanti anni e ci sono affiancati all'amministrazione anche altri contributori, amici più che sponsor che ci permettono di viverci, danno un loro contributo e ai quali lascio adesso la parola per porgere anche loro il loro saluto. La parola lascio al direttore del credito cooperativo romagnolo, il dottor Petrini, che appunto è un altro dei nostri amici sostenitori. Prego. Grazie, buonasera a tutti. Un pubblico molto numeroso vuol dire che c'è parecchio interesse su questa iniziativa. Parlare cittadini cesenati che hanno contribuito allo sviluppo in qualsiasi arte o professione di questa comunità sicuramente è una cosa interessante che deve destare interesse. E da parte nostra quindi c'è la massima disponibilità a sostenere questa iniziativa, quindi anche l'impegno per il futuro. Noi siamo anche il frutto di iniziative di Cesenati che più di 100 anni fa hanno messo a disposizione i loro talenti per lo sviluppo culturale, sociale, economico di realtà che allora vivevano ai margini. Quindi siamo estremamente sensibili alla diffusione di questi personaggi, di queste persone che nel loro contesto sono stati in grado di dare un contributo alla collettività, alla comunità, come diceva anche prima il sindaco. Quindi grazie di nuovo a voi per la diffusione di queste informazioni che molto spesso non sono a conoscenza delle persone diffuse, ma nello stesso tempo hanno la possibilità comunque di aprire degli squarci su quelle che sono state le realtà del passato e che oggi ci permettono di vivere in questo contesto in una condizione molto migliore rispetto a quante ce ne sono in giro e nelle zone anche limitrofe. Quindi grazie di nuovo e buona serata. Grazie. Ultimo, ma solo in ordine di tempo, Leonardo Belli, perché Belli Deco è l'altro degli amici che ci accompagna in questa avventura e che ringraziamo pubblicamente per il contributo che ha dato a loro. Sì, grazie, buonasera a tutti. È bello vedere tanta gente, anche tanti amici. In questo momento stiamo attraversando questa selva oscura di mascherine che ci fanno anche un po' riflettere. Allora, intanto è difficile fare gli sponsor in questo periodo, anche perché le richieste sono tantissime, quindi bisogna scegliere. Io scelgo e ho scelto anche perché tanti amici hanno scritto. Le ricerche di questi 15 volumi sono state tutte estremamente interessanti e importanti anche per la continuazione della ricerca storica nella nostra città. Quindi lo faccio volentieri. Credo sia importante ribadire che la città stessa, le stesse realtà anche imprenditoriali, siano più sensibili a queste realtà di ricerca importanti. È chiaro che la storia è quella che fanno gli uomini, quindi forse a volte parziale, ma indispensabile, soprattutto nelle realtà locali dove conosciamo anche alcuni personaggi che vengono studiati e trattati. Quindi io ci sono, penso di esserci ancora, grazie a voi che continuate a lavorare su questo. Grazie. La cosa credo che vada sottolineata di questi interventi, lo avrete notato tutti, è che non è soltanto l'occasione per ringraziare il contributo economico che ci danno nel progetto, ma è che gli sponsor, per questo mi sono permesso di
mi sono permesso di definirli anche amici del progetto delle vite di Cesenati, perché mi pare che emerga anche dalle loro parole non frasi di circostanza, ma la condivisione di un progetto, la condivisione di quello che c'è dietro e che è la base delle vite di Cesenati, che è fortemente pubblicazione, che è fortemente legata alla vita, alle tradizioni della città, alla sua memoria, alla sua storia. E quindi ecco, questo è anche in questo senso che penso sia una ricchezza per il tessuto culturale cittadino, per l'unione, la sinergia, la condivisione appunto tra il mondo dell'impresa, tra il mondo dell'amministrazione pubblica e quello dei ricercatori della storia. Bene, quindi ringraziate ancora tutti quanti e l'ultimo ringraziamento, anzi gli ultimi due ringraziamenti vanno sicuramente agli autori che continuano a seguirci, a contribuire con il loro lavoro, con le loro ricerche alla pubblicazione, e non ultimo a voi, al pubblico che è presente, nonostante appunto il clima non invogli a momenti di condivisione, anche se ce n'è tanto bisogno, tanta nostalgia di poter stare insieme, riempire le sale, però ciò nonostante vi ringraziamo davvero di essere qui. Entriamo nel vivo di questa serata, che è il volume 15, il nuovo venuto nella lunga collana, iniziata appunto 15 anni fa. E volevo iniziare una brevissima riflessione prima di introdurre il nostro relatore su quanto diceva anche il sindaco La Tuca all'inizio del suo intervento. Cioè, è enciclopedica, sono tanti i volumi, si va configurando ormai come davvero un'opera monumentale. E in effetti a volte mi è capitato, parlando con amici non cesenati, ma non è importante questo, che quando anticipavo l'uscita di un nuovo volume delle vite di Cesenati, dicevo: ma quanti sono questi Cesenati? Quanti siete a Cesenati? Tutte queste vite che avete da... Un po' c'è l'equivoco che si tratti necessariamente di Cesenati illustri. È evidente che non è così, la vita di Cesenati non ha questo obiettivo. È anzi coerente con un modello di ricerca, di microstoria. È proprio dalle storie di uomini non necessariamente illustri che nasce una storia corale, collettiva, ed è questa un po' una delle ambizioni della nostra operazione. E la seconda riflessione, sempre prendendo spunto da quello stimolo, da quella provocazione, è contenuta anche nelle due citazioni che il curatore del volume, Giancarlo Cerasoli, che ovviamente ringraziamo tutti quanti, il quale per sua ritrosia, modesta, non preferisce affidare a me la conduzione immotivatamente e immeritatamente di queste presentazioni. Dicevo, le due citazioni che opportunamente il curatore Cerasoli mette in esergo all'apertura di volume. Cioè, di questa idea, nella, le citazioni sono di Adriano Prosperi e di Ferdinando Alfieri. Sono citazioni che alludono entrambe, con lo stesso linguaggio, usano la stessa metafora dell'oceano del dimenticato, del grande mare del dimenticato. Quello che sappiamo della storia, quello che raccontiamo, i personaggi che emergono, sono zattere che galleggiano su un mare di storia, un oceano appunto profondo di dimenticato, perché la storia è selezione, è quello che selezioniamo per ricordare, a quello che selezioniamo per il ricordo corrisponde una massa, un volume di memoria enorme che non affiora, non emerge. Ecco, anche in questo sta l'ambizione delle vite decisionali, pescare in questo mare che rischierebbe di rimanere appunto un oceano di dimenticato, e lo fa con l'attenzione che la comunità intera ha rivolto a questo progetto, intervenendo con memorie familiari. Ecco, io non lo dico ogni volta, mi scuso se risulterò ripetitivo, ma questa fu la grande intuizione che per Giovanni Fabbri, al quale dobbiamo questa collana, questa serie di ebbe, e evidentemente e continua a funzionare, quindi evidentemente si fondava su una conoscenza profonda dei bisogni, della sensibilità, del tessuto cittadino. Ecco, anche di questo ancora una volta dobbiamo essere grati, perché la microstoria non è mai una storia provinciale, una storia minore, è una storia che si intreccia sempre anche con la grande storia, dialoga con contesti maggiori, e questo volume, come anche gli altri precedenti, ce lo ricorda, perché le storie che raccontano gli autori di questi saggi non si esauriscono mai esclusivamente nel territorio, nel microcosmo del Cesenate, ma strabordano verso il locale, straborda verso
il provinciale, il regionale, il nazionale e anche l'internazionale, come tanti saggi di cui sentiremo parlare ci diranno. Queste sono proprio due riflessioni sulle quali magari ci sarà modo di tornare dopo, e prima di dare la parola alla persona, all'amico, mi permetto di dire ancora una volta, che al quale abbiamo chiesto di parlarci del nostro libro. Da qualche anno è tradizione appunto invitare a presentare il nuovo volume delle Vite dei Cesenati, una persona che potesse offrirci uno sguardo suo, particolare, diverso, su questa esperienza. Quest'anno lo abbiamo chiesto a Gianfranco Mirogori, che con la generosità di quanti gli conosciamo, li riconosciamo, ha accettato senza indugi. E perché l'abbiamo chiesto a Mirogori? Allora, di Miro credo tutti conosciate la biografia intellettuale e le sue, spero di non dire, mi correggerai se dico delle cose che non funzionano, però le sue origini stanno nello studio del cinema, della storia del cinema, e storia del cinema che Miro ha incrociato anche con un'attenzione alla storia, alle relazioni proprio tra il cinema e la storia, approdata fino all'anno recentissimo, proprio con l'istituto storico presso il quale lavoro. Quindi insomma un'opera di saggista, alla quale però nel corso degli anni ha sempre affiancato anche un'altra anima, un altro sentiero, un altro tracciato, che è quello della scrittura creativa, in particolare della poesia. Tra l'altro una poesia che è molto legata anche nella ricerca linguistica, alle radici, al territorio, e questo ce lo fa sentire particolarmente vicino. Non pago, non solo la poesia, ma anche la narrativa, è stato un territorio attraversato dalla lingua, dall'interesse di Mirogori, e non ultimo, non il suo impegno, la sua militanza civile, il suo ruolo come presidente provinciale dell'AMPI. Ecco, tutto questo, tutti questi interessi, questo eclettismo, poliedricità, era difficile da sintetizzare, e come avete visto nella locandina si è scritto saggista e poeta. E la sintesi, secondo noi, è particolarmente efficace a presentarlo, è particolarmente efficace a renderlo adatto alla presentazione di questo volume, perché implica un doppio sguardo, quella dell'intelligenza, dell'intelletto, della razionalità che è implicito nel saggista, e quella invece di un'attenzione di tipo più creativo, di un esprit de finesse, di un linguaggio e un'attenzione di altro tipo, che è nel contenuto della natura della definizione di poeta. Ecco, questo doppio sguardo poggiato sull'ultimo volume, ma in generale sull'esperienza delle Vite dei Cesenati, ci incuriosiva molto, ci fa molto piacere ascoltare quello che ha da dirci, per guardarci attraverso gli occhi di un'altra persona con queste caratteristiche, perché crediamo sempre che nello sguardo degli altri cresciamo, e vale non soltanto nelle presentazioni librarie, ma vale, credo, anche nella vita delle società, delle persone. E quindi senz'altro ascoltiamo, con la parola a Mirogori, lo ascoltiamo per parlare insieme con lui dopo. Grazie. Grazie. Troppo buono, devo dire. Questa presentazione mi mette subito in difficoltà, perché crea delle aspettative che, come puntualmente, non saranno corrisposte. Allora, anzitutto io direi questo. Quando Alberto mi ha chiesto di presentare questo libro, io ho subito accettato, perché so cos'è, mi è capitato di leggere delle parti di alcune edizioni, e quindi soprattutto mi colpisce la capacità di tenere in piedi un'operazione di questo tipo. Mi pare che un'operazione di questo tipo, la qualità di questa operazione, il contributo che dà alla storia della cultura locale e anche della storia nazionale, perché insomma il punto è sempre quello, locali ma non localistici, provinciali ma non provincialistici, che non esiste, lo coglio io, ma insomma, cose di questo genere. Questa è un'operazione di grande qualità e di grande tenuta, quindi per quanto mi riguarda io ho accettato ben volentieri. La prima cosa che credo vada osservata, probabilmente l'avranno già osservata altri, però guardando questo libro dice Le Vite dei Cesenati. In realtà Le Vite dei Cesenati è un bellissimo titolo, però in qualche modo non corrisponde alla
realtà di questo libro, che è sì le vite di sette cesenati, ma è anche tutt'altre cose. È non tanto un insieme di biografie, ci sono anche le biografie, ma è un insieme di cose che io chiamerei radiografie su particolari aspetti della vita cesenate, che sono di vario genere. A quel punto non è che conti la coerenza interna. La coerenza interna non va ricercata nei temi, ma va ricercata nel metodo. È il metodo, e il metodo è assolutamente coerente. La molteplicità degli interventi fa dire che questa vita dei cesenati, quando qualcuno dice vita dei cesenati, uno si aspetta un dizionario biografico con le cose in ordine alfabetico, poi va a consultare questo, quest'altro. In realtà non è così. In realtà è più, come diceva con intuizione, devo dire felice, il vostro sindaco, è un'enciclopedia di Cesena. È un insieme di informazioni di vario tipo che arricchiscono chi le scrive perché fa ricerca, valorizzano gli archivi cesenati, e gli archivi in questa vicenda sono importantissimi perché...